Ciao a tutti gli amici di Cycling Side. No, non ho qualche rotella fuori posto che me ne vado in bicicletta con questo tempaccio. Vado in bicicletta con la pioggia per farvi vedere che se ci si veste bene si può anche pedalare sotto l'acqua. Quando piove è importante decidere bene cosa mettere addosso e farlo in base alla temperatura del momento. Adesso, ad esempio, ci sono 15 gradi, la pioggia è leggera ma persistente. Cosa ho messo allora? Allora iniziamo dai piedi. Al posto dei coprisquarpe ho deciso di utilizzare un paio di calzini di calze idrorepellenti. Al di sopra un pantalone in licra idrorepellente con una buona resistenza all'acqua, accoppiata a un paio di gambali, anche questi con una buona tenuta all'acqua. Sotto la maglia intima, una maglia intima estiva, ho messo un giubbino antipioggia della Castelli, accoppiato anche questo a dei manicotti con una buona resistenza all'acqua. Sulla testa, per proteggermi, sotto il casco andrò a mettere un cappellino con la visiera, che è molto importante per proteggersi dagli schizzi. Gli occhiali sono un paio di occhiali fotocromatici, perfetti per adattarsi a condizioni di bassissima esposizione luminosa come quelli delle giornate uggiose. Altro dettaglio fondamentale quando piove: la sicurezza sulla bicicletta. Se l'illuminazione è importante, che quando c'è il sole, in queste condizioni diventa ancora più importante. Sui guanti, un paio di guanti in neoprene della Sportful, che creano una membrana d'acqua che si riscalda con il calore della pelle tra tessuto e pelle, appunto, e ti mantiene tiepido. Ma l'accessorio più importante per un'uscita in queste condizioni è sicuramente la giacca. Andiamo allora a provare questa ultima arrivata della linea Castelli, giacca impermeabile Castelli Hydro 3 Jacket, terza generazione di una giacca antipioggia che ormai da anni è uno dei punti forti della collezione del marchio italiano. Andiamo allora. Con una pioggerellina leggera come quella che cade adesso non c'è nessun problema a pedalare in queste condizioni con questo abbigliamento. Sto davvero comodo, aderente e anche caldo. La pioggia adesso si fa persistente, ancora più violenta. Hydro 3 Jacket si chiama così perché è la terza generazione di una giacca antipioggia che Castelli lanciò qualche anno fa, mi sembra dal 2015 o 2016. Questa terza generazione è stata migliorata essenzialmente nel fitting e in alcune soluzioni tecniche. Non cambia assolutamente il tessuto, che accoppia la membrana idrorepellente al 100%, la famosa Gore-Tex utilizzata su tutto il capo, tutto tranne la parte posteriore. Lì c'è la novità più importante, ma non l'unica, dove c'è una porzione di tessuto sempre impermeabile e elasticizzato, che permette di adeguarsi e sagomarsi al meglio rispetto a quello che vai a mettere nelle tasche. Quindi il capo diventa molto più vestibile quando hai cose riposte nelle tasche posteriori, che è una cosa molto frequente quando si pedala con la pioggia. La vestibilità in questo modo diventa anche un po' meno race, che è caratteristica che ha distinto questo capo sin dalla sua prima versione, che permette di adattarlo anche a chi ha qualche chiletto in più o chi non è un atleta professionista. Altra grande novità sono delle ghette a fondo manica all'interno del fondo manica, che permettono di isolare ancora meglio la zona del polso, che è appunto una delle zone da cui l'acqua accede più facilmente quando piove molto. Confermatissime e collaudatissime la compattezza del capo e le caratteristiche di resistenza all'acqua. La prima, la compattezza, la Hydro 3 Jacket si ripiega facilmente, sta quasi in un pugno, trova spazio facilmente nella tasca posteriore. Compattezza e comprimibilità significano anche estrema leggerezza. Pensate, la taglia S che stiamo provando ha fermato l'ago della bilancia solo a 129 grammi. In quanto all'idrorepellenza, confermatissima la resistenza totale all'acqua. Ricordiamo però che la Hydro 3 Jacket, come tutte le Hydro Jacket che l'hanno preceduta, non è un capotermico, è un guscio che protegge totalmente dall'acqua, ma non ha caratteristiche di isolamento termico, il che significa che va necessariamente accoppiata ad altre maglie con un grado di isolamento differente, che andremo a mettere al di sotto. Altra miglioria: il posizionamento ancora più strategico e intelligente degli inserti riflettenti, che sono stati posizionati anche all'interno del
colletto, poi sulla parte esterna delle maniche, con una finalità di essere il più possibile visibili. Altro dettaglio tecnico importante da segnalare: come tutti i tessuti tecnici che accoppiano una membrana idrorepellente al 100% e anche ottimamente traspirante, anche il tessuto della Hydro 3 Jacket non è estendibile, non è elastico, quindi non aspettatevi un capo elastico come i giubbini non idrorepellenti al 100%, ma questa è una caratteristica tecnica obbligata quando ci sono qualità come quelle di cui abbiamo parlato. Pensiamo adesso di diminuire un po', perché andare in queste condizioni con questo abbigliamento è confortevole, è incredibile quanto la tecnologia dell'abbigliamento e dei tessuti abbiano fatto passi avanti e ci permettano di pedalare anche quando le condizioni sembrano estreme. Il grosso alleato in questo caso è anche la temperatura. Non fa freddo, e questo quando piove è essenziale. Quando la temperatura va sotto i 10 gradi invece le cose si fanno più serie. Non piove, basta avere una alta cadenza e far girare tutte le gambe in modo da tenere il fisico sempre caldo. Evitare le salite lunghe, perché salita lunga significa discesa, discesa significa raffreddamento, e ricordiamoci che con l'acqua la dispersione termica cresce tantissimo. Un abbigliamento come questo ti permette di essere protetto e anche molto comodo, molto agile, non limita i movimenti, questa è una cosa importantissima in bicicletta, lo sappiamo. Sulle gambe un po' d'acqua passa perché i gambali che indosso non sono impermeabili al 100%, in quel caso bisognerebbe mettere dei pantaloni magari in tessuto impermeabile come alla giacca, ma le gambe appunto sono la parte che si scalda di più e che quindi può essere anche un po' esposta alle intemperie. Quello che serve proteggere particolarmente è il busto e la parte dell'addome dove sono gli organi vitali. Insomma, cari amici di Cycling Inside, vi abbiamo dimostrato che in autunno, quando non fa troppo freddo, uscire in bicicletta con la pioggia si può, basta vestire i capi giusti, pedalare in un certo modo e magari utilizzare anche dei dispositivi di sicurezza primi tra tutti i sistemi di illuminazione. Eccoci di ritorno a casa dopo quasi 2 ore di pioggia, adesso la prova del 9, andiamo a vedere se siamo bagnati sotto la giacca. Allora, la maglia da ciclista è solo leggermente umida, la maglia intima sottostante invece praticamente asciutta. Adesso doccia calda e via, anche oggi insomma mi sono allenato, non l'avrei mai detto. Ciao a tutti, alla prossima!